I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Voi dovete immaginare che alle 900, quando concludiamo l'ufficio program, Dario Suelli, Sabrina Perego, Francesco Quarna e tanti altri si mettono intorno a un tavolo e non ne escono. No, cioè, adesso non usciamo di qui se non troviamo il disco perfetto per cominciare la puntata di domani, cercando di trarre anche, come dire, qualche spunto da quello di cui abbiamo parlato nella giornata. Certo, precedente. Dalle notizie, dall'attualità, ieri abbiamo parlato di attività commerciali, sì, no? Abbiamo parlato di cose proprio precise. A un certo punto dice, cioè, come si fa? Come si fa? Che mettiamo? Cosa mettiamo? Poi una canzone straniera, Madonna, per te. Hai creato un castello adesso. Sono arrivato dove? Al punto di rottura. Mi immagino Dario che di spalle va alla finestra del quinto piano di via Massena, si affaccia e fa: hanno aperto un altro bangla. Bravo! Andate in bangla. E arriva Selena Gomez con Rema. E giustamente hanno detto: perfetto, anche perché chi è che ha fondato la città di Roma? Non mi dire Rema. Allora la città di mare, che ne so. Romola e Rema. Tutto questo pensiero c'è, ragazzi. Nottataccia, Gabriele. Sembra che tutto sia buttato così. E invece no. È tutto ponderato, è tutto pensato. Noi arriviamo qui alle 4 del mattino. Noi davvero, non come Linus e Nicola che paventano, non come Vitiello. Pure alle 3, mi sa. Forse prima. Gianluchi, Nicoli, come state? Come va? Tutto bene? Ma guarda, oggi grande forma. Io vorrei sapere dalla Stella, magari ce lo metta a monitor, quanti caffè prendono, perché secondo me loro almeno tre caffè hanno bisogno. Diciamo, di quanti caffè è aumentata la loro razione quotidiana, perché magari già ne prendevano prima. Beh, ne prendo tre io ormai. Tre addirittura, tre sono tanti. Lo so, ragazzi. Una a casa e uno qui, a due qui ne prendi addirittura. Sì, una a casa, poi arrivo subito. Ma fai pure quello con la Red Bull ancora? No. È bello perché poi Furio si lamenta che spariscano le cialde. Ma tre caffè ne compro tre pacchi apposta. Ammazza, ma due sono tanti. Sono tre. Una a casa e due qua. Lungo, fallo lungo, così fa meno male. Fallo tanto lungo. Se vuoi, dico di sì. Come quelli che mettono l'acqua nel bicchiere di vino. Fai un caffè e poi scioglilo in un litro d'acqua. Quello potrebbe. Ho letto la tendenza recentemente, che viene soprattutto da Oltralpe in Francia, del ghiaccio nel vino. Sì. Vabbè, ma no. Che robè, ma dai. Il ghiaccio nel vino. Annacque il vino. Dipende da. Ci sono certi vini che magari ce lo diranno. Hanno bisogno anche di un po' d'acqua. No. Che cosa? L'idea del secolo. Attenzione. Facciamo il ghiaccio fatto di vino. No, è bellissimo. Attenzione. Di tante cagate che hai detto, questa attenzione. Basta congelare il vino. Ma ci vuole, così perché così credo l'abbiano già fatto. Freddi il vino e non lo allunghi. E fai il cocktail, lo spritz di vino. Vendono già cubetti che non si sciolgono. Vendete in metallo, in roccia. No, però la granita di vino. Cosa che poi ho già bevuto, perché quante granita volte, di vino è più interessante. Quante volte vi è successo di mettere la bottiglia nel freezer perché devi freddarla e poi te la dimentichi? Poi quella è granita di vino. Ti ricordo che noi abbiamo comprato, credo gli unici in Italia, quell'affare ghiacciato che si infila nella bottiglia. Quante volte l'hai usato? Guarda, te lo dico io, zero. Cioè, io ogni tanto lo trovo in frigorifero. Ma che? Ti dico solo che il mercatino, quando l'ho portato, ha ironizzato. E questa cosa che ci ha fatto? Dico, guarda, che serve per freddare la bottiglia. L'hai rivenduto? No, ma non si vede. Quell'oggetto è un oggetto unico. No, aspetta, l'ha portato al mercatino. Quello è ancora lì. Nessuno se lo prende. 342-00-00700. Lanciate la sigla. Basta tutte queste cose. State facendo tutte queste. Non ce ne capisco più un bel niente. Sigla. Venerdì 29 settembre 2023. Questa è Radio DJ. Canta la patria. Buongiorno. Va tutto bene. Se ti chiedi come va. Va con fedele. Se ti chiedi cosa sono. Mentre io Medusa. Riesci a capire, tipo tutta po'. C'è il trio Medusa con il Eurostop. Canzoni travisate sembra finché idiota. Tre culattoni, una quota rosa. Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina tutti con la balena. Come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa.
ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ma chi era questa bambina? È Susanna. È Susanna. Ciao, Susanna, che credo sia in macchina con il padre. Il papà sì. Non capisce niente. Non capite niente. Basta, perché infatti tutti gli argomenti a casa. Allora, il problema è così. Susanna, tranquilla, tra poco facciamo una cosa che piacerà molto ai bambini. Umiliamo Enrico il bambino. No, umiliamo no, facciamo però. Paga pegno. Sapete che lui per lo show è uno che si mette in discussione. Sempre. Pubblichiamo tra pochissimo anche il video bellissimo di lui che canta Madonnina dai Riccioli d'Oro, ragazzi. Arriva il primo disco, che non so qual è, so che hanno 9 secondi di intro. C'è una gag, se vuoi. Achiu. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. La facciamola fatta bene. Bene, sì. Sean Koo, salute. Grazie. Così è venuta bene. Così è. Ora meno male che l'avete preparata. Cosa sto facendo? Sto piangendo sul lato ascoltato. Grazie. Voglia di weekend, mamma mia, quest'anno è incredibile questo programma. Glassiamo di comicità non richiesta. E attenzione, perché a proposito di piangere, secondo me ora piangeremo lacrime di emozione, perché c'è già pronto Enrico. Buongiorno. Eccomi qua. Allora, buongiorno. La novità di quest'anno, una delle novità, è composta, forse l'unica, perché poi in realtà abbiamo deciso che è tutto uguale, la cosa che funziona, ma perché la dobbiamo cambiare, e abbiamo detto facciamo il fantameteo, prima facciamo le scommesse solo tra noi tre e te, invece adesso è tutto il popolo di Chiamate Roma e di Radio DJ a giocare contro di te. Come semplice, si va sull'account Instagram del Trio Medusa e si fa una previsione giorno per giorno, verifichiamo. La prossima sarà lunedì ovviamente. Questa settimana hai perso malamente e allora devi pagare pegno. Il pegno è in pieno stile Don't Forget the Lyrics, che torna alle 20:25 questa sera su 9, ve lo ricordo, anzi 20, oggi è venerdì, quindi 20:10, torna un po' prima, cioè Crozza. E devi cantare una canzone italiana che decidono gli ascoltatori. In questo caso hanno deciso per Madonnina dai Riccioli, d'oro. Il titolo ci diceva qualcosa. Non è che la conoscessimo probabilmente. Infatti, non è... Però, sembra che tu abbia fatto le tue ricerche, vero Enrico? Sì, buongiorno. Comunque c'è da dire che la scegliono gli ascoltatori più stronzi. Non insultare, impara dal rugby. La parte peggiore, diciamo, degli ascoltatori, okay, sceglie la calipetta della canzone. Insultando oltretutto una città in particolare, perché scopriamo che essere l'inno del Brescia Basket, sì, ma anche utilizzata dai tifosi del Brescia. C'è scritto, sì. Quindi, tifosi del Brescia, sapete bene dove trovare. Era una battuta. Allora Enrico, prima di sentire però questa tua performance, sì, facciamo una cosa, dici cosa ci attende per oggi e per il fine settimana dal punto di vista meteo. Sì, okay. Questo è facile, adesso se riesco a concentrarmi sul meteo, perché non è facile. Comunque per fortuna il meteo mi aiuta, perché è bel tempo, quindi c'è l'anticiclone che domina, okay, e quindi c'è veramente poco da dire, non solo per oggi ma anche per domani e dopodomani, quindi ci sarà un bellissimo fine settimana. Tutta Italia. Con temperature elevate su tutta Italia, sì, perché anche la bassa pressione che aveva interessato i giorni scorsi il sud ormai se n'è andata definitivamente. Enrico, ma quando si rompe il fronte del bel tempo, secondo infatti, te? In effetti ci sono le carte meteo che danno ancora bel tempo per parecchi giorni, per cui non sembra all'orizzonte, non si intravede niente, anzi dovrebbe essere un bel inizio di ottobre decisamente, per cui per parecchi giorni dovrebbe essere così, forse la seconda decade di ottobre. Insomma, io ve l'ho già detto, perché mi sono, sapete la mia fissazione, occhio al cambio di stagione, chissà se lo faremo a dicembre. Io oggi, visto che poi andiamo alla Ryder Cup, ragazzi, ho messo i pantaloncini, ma certo, da golfista provetto quali sono. Enrico, è arrivato il momento più importante, diciamo, della nostra settimana. Non è finito il tempo, no? No, purtroppo. Abbiamo chiamato prima apposta proprio per non perderlo. Però io sento in lui una preoccupazione, che dopo quello che ha passato gli altri anni, ha avuto tutte le peggiori vessazioni fisiche, depilato, preso a uovo, sei stato spalmato da tua moglie con qualsiasi cosa di commestibile in testa. Ma per cantare, perché? Perché? Anche per il video che poi...
potrete. Tu perché non credi nelle tue capacità, ma tu sei un grande regista. Allora, vediamo. Sì. Non cantante, però vogliamo fare come a Sanremo di... Esatto. Non so di chi, vabbè. Vabbè, comunque, di... Riccioli d'oro di Bigazzi, cioè c'è sempre un Bigazzi, Antonazzi, Maldi, Gianderdi, che hanno quattro nomi, canta il bagnino Enrico. Vai Enrico. La scolpita in un tronco di abete, un bel pastorello, dall'altare di quella cappella che guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dì pitturata, ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi... Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da un tempo, tu d'estate sei lì sotto al sole ed inverno fra il gelo, al tepore della primavera circondata di fiori, eccetera, eccetera. Allora, Enrico, io voglio dire... particolarmente difficile anche la melodia perché è difficile da ricordare. Hai fatto un ottimo lavoro. Per il video dico anche che è stato veramente a forte rischio blasfemia. No, ma che è successo? È impazzito! La sua prima parolaccia è a rischio blasfemia addirittura. Enrico Wes Anderson. Esatto. Enrico, invece sei stato... Sai che si dice spesso che non esistono persone stonate. Però devo dire, hai pagato pegno, basta. Bravo, così. Dai, la giornata è andata. Facciamo una cosa, visto che ieri dicevamo la canta a cappella, facciamo cantare a cappella chi sa cantare. Ma vi ricordate i Neri per Caso? E come no? Le ragazze. Grazie Enrico, ci sentiamo lunedì, un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Di Bidad. Su il volume e si canta. Ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire. Te la canti tutta, non c'entra da fare. La sa, bravo. Non so se arrivi proprio a 100, ma la sa. Non la sapeva Enrico. Ci dicono, ragazzi, basta partecipare a una qualsiasi sagra e Madonnina dai Riccioli d'oro la sa a memoria. Per forza. Serve un tasso alcolico però adeguato. Questo si è sentito. Altri sostengono che grazie a Enrico le direttive europee verranno accolte dal governo per quanto riguarda gli stabilimenti. Ha ottenuto dei risultati. Ma attenzione, Festival del Cinema di Roma. Attenzione. Andate immediatamente sul nostro profilo Instagram, abbiamo obbligato il post chiocciola Trio Medusa, e andate a vedere il capolavoro surreale di Enrico il Bagnino. È un artista. Io dico che è un cazzo di genio, ragazzi. Genio puro. Cioè, la prossima volta Linus, Nicola, intervistate Enrico il Bagnino, altro che Wes Anderson. Pensate, ho visto Sorrentino pulire l'arenile di Spiaggia 61 chiamandolo maestro. Perché oltre, cioè non è per tutti, non fate l'errore di andare là e di vedere una cosa, non è un film di Natale, attenzione, farà discutere, non sentitevi stupidi se vi direte non l'ho capito. Esatto. Perché fa discutere, fa pensare, fa cacare, insomma, tante cose tutte insieme, tutte cose che fanno bene. Enrico, sappi che la tua canzone è diventata la suoneria di moltissime ascoltatrici e di moltissimi ascoltatori chiamate Roma. Vi vogliamo veramente bene. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Le 807, questa è Radio DJ. Chiamate Roma 3131, take that. Il disco si chiama Windows, possiamo chiuderlo, grazie. Andiamo avanti. Madonna, quanto sono felice! Sono felice, basta, la giornata è fatta. Facciamo un applausino. Bella gag. Siamo i primi a averla fatta. No, mi sa che l'hanno già fatta. Non lo so, perché è girata pochissimo. Dagli una settimana e la fanno. Ma la Stella vuole che io... Guarda che vado a fare video con Enrico il Bagnino. Che poi chissà, perché stanno alcuni come mia moglie, per esempio, che il portatile non lo spengono.
cioè lo chiudono. Certo, no, e quindi dici chiudere, quindi non lo riavvia mai, quindi così cattivo, così lo detto spegni ogni tanto, ma gli fai un riavvio, arresta sistema. Questo c'è scritto accendi. Non ho neanche idea proprio del rumore. Parliamo di altro, perché dicevamo in apertura siamo profondamente emozionati, ci siamo vestiti anche tutti con la gadgettistica che di cui ci ha provveduto l'ottimo Giampaolo Montali, che ci segnala che per la Ryder Cup a Roma alle 5:28 c'erano già 40.000 persone. È un evento di cui abbiamo parlato spesso. Questa parliamo sempre di golf. Ricordiamo golf. Perché noi parliamo della Ryder Cup dando per scontato che tutti sappiano che si tratti di golf. Hai fatto bene a parlare di golf, perché il problema qual è? Che il Trio Medusa mi va a un evento senza conoscere bene le regole. Non siamo gli unici, da quello che abbiamo capito, perché ieri girava un video dal titolo Roma è pronta per la Ryder Cup di golf. Dobbiamo dire sforzo pazzesco, bravi tutti, tranne i turisti che non vanno alla Ryder Cup e non trovano i taxi, ma quello è un altro discorso. Però per quanto riguarda appunto l'organizzazione, stupendo, i romani secondo me come noi stanno ancora un po' in difficoltà, io non so veramente non so come se sia romano, perché il è stato mostrato un video ieri, girava, non lo siamo riusciti a anzi amici all'ascolto, se qualcuno lo recupera 342 00 00 700, ci piacerebbe pubblicarlo. Quindi siamo al campo Marco Simone, ieri anche grande afflusso di pubblico, ieri c'era l'All Star Match, la cerimonia inaugurale, cioè, frecce di colori, Melissa, sarà un mondo, ecco. Arriva questa pallina e giustamente uno vende, fa questa? Ho trovato la pallina! Poi si rende conto e fa la classica cosa che farebbe qualsiasi parvenu. La butta facendo finta di niente, con tutte le telecamere di tutto il mondo. Sono l'unico dei tre a avere il terrore di finire in un modo o nell'altro nel campo gara? Poi altra domanda che voglio fare a Montali, che non ho fatto nelle due volte è venuto qua. Ma uno la pipì lì, dove la fa? È pieno di alberi e cespugli. Poi ci stanno i bunker di sabbia, ci stanno le cose d'acqua, lì ha voglia. Da 10 minuti è iniziata ufficialmente la Ryder Cup, perché ancora iniziava alle otto. Ma devo presentare la Leotta. Non ci hanno pensato. Ormai siete velocissimi. Però Previ, tu hai mai partecipato a un evento sportivo o anche un altro gioco senza conoscere niente le regole? Prima Patrizia ha detto: venite a vedermi una partita di basket. Io ho fatto una semifinale con la scuola con il mio liceo Cavour, solo perché ero alto e mancava gente e non conoscevo le regole. A un certo punto, la terza o quarta volta, l'arbitro fa: ma tu lo sai che sono passi? Dico: no, lo so che sei passi. Con sto cazzo di fischietto non me li fai fare. Non riesco a fare due passi. Prendevi la palla e scappavi. Oddio, l'NBA adesso è così. Adesso ci si sta avvicinando. No, però capita delle volte che vai a una, che può essere lo sport, ma anche, sai, alla mostra, quando appunto l'arte che piace al Previ. Io ho il terrore di andare a vedere quelle robe lì. Ma quella più soggettiva, proprio c'ho delle regole. No, però lì come ti comporti? La panchina, il panchino è opera d'arte. Ti siedi o no? Ti siedi. L'arte va vissuta. Ho visto una partita della nazionale di rugby, e il rugby mi sfugge per alcuni versi, e c'erano dei tutorial che spiegavano al pubblico meno avvertito. Ma anche noi baseball, abbiamo visto alcune cose, però non tutto è baseball. Sfido a vedere una partita di hockey, se non sapete le regole dell'hockey, perché non capite perché vanno avanti e indietro. Si fermano. Però abbiamo parlato del tipo che tocca la pallina da baseball. Ci sono dei casi famosissimi di gente che ha inficiato partite finali addirittura. Ricordate l'Apo nel 2010? Lakers e Toronto Raptors, che prende la palla, ha schiaffeggiato il pallone che era schizzato sopra la sua testa dopo un tiro da tre. Però aveva fatto addirittura le magliette, ricorda. Spieghiamo perché l'Apo, da buon europeo come noi, se non conosci la pallacanestro, pensi che se la come palla nel è calcio, fuori la linea verticale del campo è fuori. Invece no, deve toccare qualcosa che sta fuori. È come anche nel volley, è così, no? Cioè non è uguale, esatto. Finché non la tocchi, anche nel volley i giocatori si spetasciano ovunque per andarla a Non citare il padel, ragazzi.
ragazzi, puoi uscire, puoi colpire dappertutto. Altro caso famosissimo. Sì, quello di Steve Bartman, che nel 2003 stava assistendo alla partita di baseball tra Chicago Cubs, di cui era tifoso, e Florida Marlins a Chicago, ed è successo che ha fatto quella cosa classica, c'era un fuoricampo, stava arrivando, e ha preso la pallina prima che il ricevitore la prendesse, perché non era altissima, ci stava arrivando il difensore a prenderla. Era ancora giocabile la palla, naturalmente, certo, finché non la tocca il giocatore, e quindi ha inficiato il risultato, che poi è andato a premiare. Secondo me la maggior parte sarà però di gente che fa o giochi di ruolo o giochi di carte senza conoscere. Io ho visto gente, vi ricordate il famoso film Il piccolo diavolo, che c'era Benigni che andava a giocare a blackjack e faceva 9, 9, lui era convinto che bastasse dire 9 e vinceva. Voi a rischio non usavate mai la bomba, cioè il pugno sul tavolo così, bomba! Ma che c'è? La truffa! Quella è truffa! Così! Quella è truffa! I dadi nella manica, esatto! Ah, non lo usavate mai? Gli assi nelle maniche! No! 342-00-00-700, questo è il modo per comunicare con noi. Arriva Kylie Minogue. Le 817, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Siamo partiti parlando della Ryder Cup e quindi del fatto che oggi andremo a vedere questa grande manifestazione mondiale di golf senza conoscere le regole del golf. Niente. Anche se c'è qualcuno, dunque aspetta, si chiamava, mi ricordo adesso il nome, non lo trovo. Sintetizza magari. Che praticamente ha lavorato 3 anni in una televisione che parlava di golf e lui ci ha messo 3 anni a imparare le regole. Beh, però il golf non è così complicato. No, basta che tu ti ricordi che quando c'è il mulino devi colpire la palla quando no, quello è mini golf. No, Marco Simone, sono 13 chilometri di campi. Ma sai quanto è grosso il mulino? No, c'è un castello, però c'è un castello. Non è uguale. Ci raccontava appunto il Previ della storia dei Cubs, della squadra di baseball di Chicago. Qualcuno molto molto informato al 342-00-00-700 aggiunge: a proposito di Steve Bartman, lui addirittura fu minacciato e fu obbligato ad usare il programma di protezione testimoni e dovette cambiare abitazione, se non sbaglio andò a vivere in Georgia perché la vita lì in Illinois era diventata infernale per lui. È raccontato nella serie super consigliata The Bear, assolutamente da vedere su Disney episodio. Plus, bellissima, veramente bella. E aggiunge sempre Lele per quello che riguarda i Cubs. In realtà poi gli episodi sui Chicago Cubs sono numerosissimi, tant'è che si diceva che i Cubs fossero colpiti da la maledizione della capra. Ci sono davvero numerosi casi, tipo questo qua di Bartman, che era colpito Chicago Cubs. Andrebbe chiamato Max Pezzali, grande esperto di baseball, o Faso. Ce lo facciamo raccontare da Faso. Ci sono due maledizioni famose, quelle del bambino di Baby Ruth, che riguarda invece i Boston Sox, e poi quella della capra. Fondamentalmente un tifoso negli anni 50, se non erro, voleva entrare con una capra, gli fu impedito e lui disse: allora io vi maledico. Ecco. Però a questo punto, come si dice, due prove sono c'è anche la maledizione del Benfica di Bella Gutmann, la sapete, no? No, questa è storica. Il Benfica dal 60, gli anni 60, non vince più una Coppa Europea perché l'allenatore di allora, Bella Gutmann, non ricevette un premio per una Coppa Campioni. Ha detto: in avanti vi maledico, non vincerete niente. Sapete quante finali ha giocato il Benfica da allora? 9, e le ha perse tutte. Ammazza. Allora, a questo punto, ragazzi, comincia a crederci. Accidenti! Addirittura a Chicago c'è un posto. Se avete visto i Blues Brothers, avete presente la scena dell'inseguimento sotto quella specie di cavalcavia? Sotto il cavalcavia, proprio sotto la sede del Chicago Tribune, c'è questo piccolissimo fast food. Diciamo, che fa cheeseburger, si chiama Billy Got Tavern, cioè la taverna della capra di Billy. Ed è famosa anche perché è dove ha iniziato la sua carriera Belushi, la famosa gag che faceva al Saturday Night Live, quella cheeseburger. No fries, la fa lì, e quindi è bellissimo perché ci sono tutte, ci siamo stati con Giorgio, non so, cheeseburger. Però c'è il suo perché.
perché beh, è vai, proprio buia buia pesta pesta dentro, cioè, diciamo che posto, emotivamente da un punto di vista gastronomico almeno all'epoca, adesso magari ha cambiato nuova gestione. Che altro ci fai sentire, Veronica? Sentiamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho lavorato 3 anni su un programma televisivo di golf. Era lui. E ci ho messo 2 anni e mezzo per imparare le regole. Lo vedi. Capito. Però sei un po' di goccio, fidati. Sono sport molto più complicati, a partire dal rugby. Però attenzione, ora noi andremo lì e, come in tutti gli sport in cui c'è un oggetto, ovvero la pallina, non vedrai mai la pallina. Vabbè, perché non la vedi. Ma io ho il terrore di finire sul campo di gara, già ve l'ho detto, mi dovete guidare al guinzaglio. Ma posso sapere se magna, se beve? Sì, allora, ci saranno tipo ma vedo un TV. Dai, un messaggio, uno, vai. Buongiorno trio. Buongiorno. Io avevo mia sorella che giocava a softball. La prima volta che sono andata a vedere una sua partita ho visto questa scena. C'era una persona che strillava, sta ragazza poretta che era lì in mezzo al campo: vai a casa, vai a casa. Ho pensato, poverina, che cattiveria questo allenatore. E poi ho capito che forse non la stava mandando a casa sua. Ciao Marta, ciao Treviso. Marta Treviso, casa base. Vabbè, giustamente non ci vuole le regole, vai a casa. Al mondo non esiste nessuna come te. Marco Mengoni, Franco 126. È divertente quando, per esempio, ti capita di andare a vedere, ecco, come è successo a me, Giorgio, una partita di baseball e non sei propriamente tifoso. Ti godi di più lo spettacolo, non c'è l'ansia, capito? Che Beh, poi in America gli sport sono meno ansiogeni rispetto all'Europa. Ma non solo mondo, lo sport, sono in grado di farti divertire sugli spalti. Cioè, ti danno attività sugli spalti, tipo uno che arriva e prende le scommesse live. Sì, certo, una lattina di birra, $14, mortacci vostri. Però detto questo, ti diverti. Mi dicevano la differenza fra il resto del mondo e gli Stati Uniti è che loro dicono andiamo a vedere la partita, noi andiamo a vedere la Lazio, la Roma, a vedere la partita. Detto questo, dopo un po' lo stadio, tutto schiaffetti, stai sempre a mangiare, a bere, un coro, una roba, una cosettina, insomma. Noi tifosi siamo fatti talmente così che partecipiamo ad eventi senza conoscerne minimamente regole e senso, per dire. Dai. Ieri sera sono andato con mia moglie alla presentazione della Vanoli Cremona Basket. E mia moglie mi ha chiesto, c'era un giocatore, gli dicevo: ma questo qua giocava in NBA? Ah, bellissimo, ma l'NBA gioca, era una scuola di Serie A sempre del campionato italiano? Certo, ecco, per farvi capire il livello di regole. Certo. Allora, quando è venuta in Serie A NBA? Se no era NBB. Quando giocano in B è NBB. NBC, quando gioca Basket B diventa NBC se gioca in Serie A. Sì, è così. Tutto a posto. Tutto okay. Buongiorno trio. Buongiorno. Ci servono le regole adesso, parliamoci chiaro. Io quando avevo 15 anni andavo al forum di Assago a vedere il Saima giocare. E io non capivo niente di hockey, però era divertentissimo. Si cantava tutto il tempo e forza Saima Leale, forza Saima Leale. Tutti Saima. Insieme. E questo era sufficiente. Ciao. Ciao. Ma io non sapevo giocare a scopa da piccolo e grazie agli schiaffi di mio nonno ho imparato. Ma nonno, 4 più 3 posso prendere il 6? Spam! Quella è matematica, vero? Anche matematico. Infatti. Ora, Giampaolo Montali non ci prenderà pizza. No, se no, facciamo qualcosa di sbagliato. Ma fingerà di non conoscerci. Vedo qui Günther. Che dice: io ho partecipato a una partita di pallanuoto senza saper nuotare, attaccato al bordo. Sei fuori campo. Attaccato al bordo, sei fuori campo. Passa. Però non mi passate mai. Perché tanti pensano che toccano i giocatori. Ma sai quanti sono convinti? Camminano dentro l'acqua. No, invece no, ti fai un mazzo così, galleggi continuamente. Durante una partita di calcio Pulcini, mio figlio atterrato, grida: fallo. Il bambino che l'aveva buttato giù l'ha ributtato giù. Pensava a fallo di nuovo. No. Esortativo. Rifallo. Civita Castellana, torneo di cornhole, di cui io non sapevo l'esistenza. Gabriele Maschera. Un sacchetto praticamente con dentro i semi proprio di popcorn classici, devi tirarli in un pertugio. Attenzione, se ci giocate può essere pericoloso. Non lasciate il sacchetto al sole, il rischio è sempre quello.
diventa sempre più grosso, diventa più grosso. Che poi non c'entra più nel buco, e in quel caso vieni squalificato, per sacchetto non regolamentare. Non sapevo una cippa, ma immagino che le regole non siano proprio, devi buttare il sacchetto, devi buttare. Siamo arrivati terzi. Vabbè, cazzo, devi centrare un buco. Piegatura. Sì, a 7 anni ho fatto una gara di sci slalom gigante, nessuno mi aveva detto niente, e allora sono passato attraverso tutte le porte di cinema che erano strette strette. Avevo due zigomi che sembravo la donna gatto. Difficilissimo. Sarà 50 centimetri di distanza. Bravo. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Peggy Gou su Radio DJ alle 837 è tornata a trovarci. Siamo veramente, veramente felici che sia qui con noi il conduttore di Presa Diretta, che abbiamo accolto con un grandissimo abbraccio dicendo forza, resisti. Sono felice anch'io moltissimo di essere di nuovo con voi. Bentornato Riccardo, come stai? Tutto bene. Riccardo, che è come noi, si muove in motorino, sì, oggi sì, è arrivato, preciso. No, ovviamente io mi muovo in bicicletta oggi, però per arrivare troppo qui, lontano. La gente dice guarda, c'è Riccardo Iacona in motorino, te lo dicono ogni tanto. Sì, in bicicletta. In bicicletta. Senti Riccardo, c'è una puntata che dicevo imperdibile, come tutte le puntate di Presa Diretta, però questa questa tocca proprio tutti quanti. Lunedì 2 ottobre, ore 21:20 su Rai 3, il titolo è già come dire una dichiarazione di intenti: cibo sovrano. Perché noi spesso parliamo poi di marchio Made in Italy eccetera, però in realtà qua il mondo è un po' più complicato, è un po' più complicato dello slogan cibo sovrano, perché sembra che noi, che qui si faccia una battaglia per difendere un prodotto italiano come se esistesse, come se l'industria dell'agricoltura, in particolare quella della trasformazione, vivesse solo dei prodotti italiani. In realtà noi siamo molto interconnessi, l'Italia, proprio l'Italia in quanto industria, quell'industria che produce il 10% del PIL, ha un bisogno disperato di materie prime che infatti acquisisce tutto il mondo. Non so se vi ricordate, fece molto scalpore qualche anno fa a Presa Diretta, raccontammo, perché eravamo partiti per raccontare la deforestazione dell'Amazzonia dovuta anche agli allevamenti intensivi, certo. E poi scoprimo che quella carne brasiliana serviva per fare la bresaola DOP che noi vendiamo in tutto il mondo come Made in Italy. Sarebbe da mettere la canzone Made in Italy, perché è un po' a prendere in giro, no? A prendere in giro gli italiani, vendendogli un possibile orizzonte economico tutto incentrato sull'italianità, su quanto è buono il cibo italiano. Naturalmente buono il cibo, è buonissimo, però naturalmente non è garantito. Made in Italy è talmente buono e ha talmente marketing che ce lo copiano pure all'estero, però insomma poi l'industria è una cosa e gli slogan sono altro. Possiamo dire che insomma, che non è che il prodotto puoi pensare che sia tutto italiano, nato, cresciuto e pasciuto, come si dice, cioè qualche elemento per forza dall'estero lo devi prendere. Ma un po' più di un elemento, se tu pensi che tutta la pasta che noi vendiamo nel mondo e per la quale siamo conosciuti in tutto il mondo, ripeto che anche ce la copiano, non è mai fatta con tutto il grano italiano. Non ne abbiamo perché abbastanza. Ma noi non siamo autosufficienti dal punto di vista alimentare, così come la vera preoccupazione che dovrebbe avere la politica è di salvaguardare l'ambiente, perché diminuiscono le terre coltivabili, perché ci sono effetti di desertificazione, e quindi casomai si tratterebbe, se veramente vogliamo sostenere diciamo l'autosufficienza alimentare o comunque aumentarla, fare grandissimo investimento sul ristorare la natura, il restore nature, che è la legge che in Europa invece il nostro governo contrasta moltissimo. E anche le aziende agricole, io insomma ho una piccola esperienza da conduttore del contadino cerca moglie, ho visto contadini piangere davanti alla grandinata perché dicevano il raccolto è perso, cioè nel senso che non è che c'è una possibilità, devi aspettare un anno, quindi forse quando appunto si parla di tutela del territorio, di italianità, bisogna poi metterla in atto questa tutela. Un buon modo è non mettersi di traverso ogni volta che l'Europa fa qualcosa o chiede qualcosa che ha a che fare con la cura dell'ambiente, che sia la limitazione dei pesticidi, che sia appunto questa legge importantissima che è il Restore Nature Law, sulla quale insomma adesso stiamo per andare verso lo switch off elettrico. Prossima puntata di Presa Diretta, la scossa elettrica si chiama, una puntata importantissima perché faremo vedere proprio
entreremo dentro il cuore del motore elettrico delle macchine, ma poi ne parleremo un'altra volta se vi fa piacere. E quindi noi dovremmo difendere la natura, metterci d'accordo insieme agli altri europei e poi considerare l'Europa non così cattiva, visto che il grosso di tutti i soldi che arrivano all'agricoltura italiana vengono da lì. Allora l'Europa non è che può essere buona solo quando ci dà i soldi e poi è cattiva quando ci chiede di diminuire i pesticidi. Allora mettiamo un disco, dopodiché ti chiediamo invece della tutela del marchio italiano nel mondo, che è un altro capitolo che ci riguarda da vicino, e poi ti chiediamo di fare tua la battaglia dell'ottimo Mario Tozzi, cioè di non parlare più di cambiamento climatico ma di crisi del cambiamento climatico, perché effettivamente cambiamento climatico sembra una roba edulcorata, può anche andare meglio, no? Okay. Se cambia, guarda, sono cambiato, cara, sono cambiato, sono nuovo, nuovo. Ragazzi, non ci credo, stiamo per mettere Plastic Bertrand, ma veramente? Sì. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Plastic Bertrand, d'altra parte parlavamo, ragazzi, di ecosostenibilità. Plastic Bertrand, ci sta. Però pensa che non è plastic buona questa. No, questa no, non no. È plastic. Non si ricicla, questa non si ricicla. È dell'81, di quella che non è andata. Quella dura. Stiamo parlando con Riccardo Iacona della puntata di Presa Diretta tutti i lunedì sera, non solo questo lunedì, chiaramente alle 21:20 su Rai 3. Tema cibo sovrano. Tocca proprio da vicino. Ci tocca da vicino. L'altro argomento che toccate giustamente è la tutela del brand italiano. Piace questa parola, brand, nel mondo. Vale a dire, appunto, poi vai all'estero e trovi il Parmesan, trovi il Prosec. Un governo che insomma parla di patria, forse dovrebbe sforzarsi di più per la tutela, diciamo, dei prodotti alimentari italiani reali. Giusto? Beh, sicuramente, anche se è molto complicato, perché appunto viviamo in un mondo dove c'è una globalizzazione, dove il commercio internazionale, dove peraltro noi vendiamo tantissimo, no? Per cui, diciamo, noi possiamo fare la guerra al formaggio, al parmigiano americano, alla mozzarella bulgara, eccetera, però nello stesso tempo forse ci conviene garantirci un po' meglio l'ingresso dei nostri prodotti, perché buona parte di questo 10% del PIL che facciamo con la nostra agricoltura è determinato dal fatto che noi entriamo sui mercati degli altri, certo, e vendiamo la nostra roba. La nostra roba la dobbiamo difendere per la qualità che ha e si deve imporre per la sua qualità. Poi, dopodiché, se c'è la truffa, naturalmente dobbiamo intervenire. Certo, l'abbiamo fatto, attento. Abbiamo fatto anche delle battaglie che qualche volta abbiamo perso, perché dall'altra parte ti dicevano: no, ma questo vitigno ce l'abbiamo anche noi ungheresi. La battaglia è persa. Però, diciamo, noi siamo ambasciatori nel mondo della qualità del prodotto italiano. Una volta facevo una puntata intera sul CETA, che era questo accordo fra Canada e Europa, che ci ha fatto benissimo questo accordo, perché siamo riusciti a vendere tanta roba, e abbiamo mandato la nostra inviata Elena Marzano, che era andata in Canada a seguire gli ambasciatori del parmigiano. È uno spettacolo, sì, cioè, è come se tu portassi la Divina Commedia, certo, spezie, Divina Commedia e parmigiano vanno assieme. Allora, se il paese è credibile, è bello, fa politiche buone nel mondo e non si fa prendere in giro, anche il parmigiano, certo, lo vendi meglio, certo, diciamo. No. E, infatti poi c'è un po' una contraddizione, no? Nel senso, per avere qualità non sempre puoi avere tanta quantità, tant'è che gli chef stellati, quando cucinano, prendono cibo dal piccolo dal piccolo produttore, dal piccolo agricoltore, non vanno nella grande distribuzione, per cui dobbiamo difendere proprio il modo in cui si fa il prodotto. E certo, non c'è dubbio. Poi ci sono alcuni prodotti, come ne parlavamo prima, che sono talmente tanta la roba, sì, che vendiamo nel mondo. Poi ci sono sempre le nicchie, no? Tu c'hai anche i produttori di pasta che se la fanno col da solo con il loro grano. Certo. Però c'hanno un certo numero di. E il costo chiaramente non può essere quello. Certo. C'è un altro grande elemento che esportiamo, che è l'olio. E 10 anni fa abbiamo scoperto la xylella e il dramma che è stato con l'abbattimento di 20 milioni. So che affrontate anche questo tema, che diciamo ha tenuto banco a lungo e del quale poi noi non sappiamo più nulla. Purtroppo è sparito, diciamo, dall'informazione, per la xylella sta lì che macina e distrugge olivi e avanza verso il nord, verso sopra, cioè già è uscita dal Salento dove era cominciata. Sono passati 10 anni, abbiamo perso parecchio tempo perché non siamo andati dietro la scienza, quindi c'è stato un momento difficile, diciamo, in cui le indicazioni che dicevano gli scienziati, che erano molto radicali, cioè l'eradicazione per fare il cordone sanitario attorno all'epidemia, evitare che crescesse, non è stata fatta, quindi questa è cresciuta e quindi è importante continuare intanto a ricordarla, perché siamo all'anniversario, ottobre, siamo a 10 anni, ma per far capire che diciamo su questo terreno qui, che ha a che fare col One Health, cioè la salute di tutti, non è solo una questione, ecco, se una cosa
cosa che l'abbiamo compresa è che come allevi gli animali, come fai gli ulivi, come fai il cibo, eccetera, è una questione che ci riguarda molto da vicino, riguarda l'ambiente, perché le conseguenze sull'ambiente sono le conseguenze della salute, e curare un ulivo significa curare una persona. Ecco, se noi ci mettiamo in questa prospettiva, sentendo la scienza e mettendo in campo tutto quello che si può fare per difendere l'ambiente, e secondo me costruiamo anche le condizioni per contrastare epidemie e danni economici enormi come questo. Mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Ho fatto un annuncio che sembravo commosso, il tema mi prende talmente tanto, no scusate, una piccola incertezza vocale. Riccardo Iacona, grazie per essere stato qui con noi. Ricordiamo Cibo Sovrano, la puntata di Presa Diretta di lunedì 2 ottobre alle 21:20. Tanti ascoltatori ci dicono: ma non può venire più spesso Riccardo? Dipende da Riccardo, noi, dipende da lui, però quando usa diciamo a tratti questi temi è obbligatorio chiamarti. Preparati ragazzi, se mi chiamate io vengo. Senti, perfetto, ciao. Dacci un piccolo, diciamo, un antipasto. La scossa elettrica subito scossa dopo. Scossa elettrica, bellissimo. E poi facciamo due puntate speciali sulla guerra in Ucraina. Io sono stato lì a luglio, quindi faremo una puntata proprio dedicata a questa questione dei bambini rubati, per cercare di capire è vero, non è vero, che fenomeno è. Con uno sguardo anche in Russia, perché la nostra Francesca Nava ha ottenuto un visto e ha lavorato tantissimo e porta delle cose incredibili a quel paese lì. Sono in pochi ormai rimasti lì, quindi E poi una seconda puntata invece tutta incentrata sulla guerra, e speriamo anche sul quello che potrebbe essere una trattativa di pace. Grazie mille, grazie Riccardo Iacona, grazie a voi, grazie a lunedì sera, ciao, grazie a tutti. Noi invece domani alle 13, stavo per dimenticare, 13 e 10 puntuali, non fate che non ci siete. A domani, ciao. Programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.